Asse Lega, Movimento 5 Stelle. Di Maio chiede Montecitorio. Guerra delle spie. Mosca spellerà diplomatici britannici. Può fare bombe. Una segnalazione dell'FBI fa scattare un arresto a Viterbo. Dopo la vittoria del Movimento 5 Stelle alle urne, Beppe Grillo ribadisce che resterà in prima linea. Sono sempre con voi, scrive sul suo blog. Intanto, parallelamente, 5 Stelle e la Lega hanno avviato le loro consultazioni. Aperti a proposte, ma mai col PD, ribadisce Salvini, mentre Di Maio chiede Montecitorio. Sempre più ampia la frattura con Silvio Berlusconi. Continua la guerra delle spie, colpi di espulsioni adesso tra Londra e Mosca. La Russia espellerà presto diplomatici britannici, una chiara risposta all'espulsione di 23 diplomatici russi da parte del Regno Unito. Anche Macron si schiera, prenderemo misure contro Mosca e la Casa Bianca giusta la decisione di Theresa May. Una segnalazione dell'FBI fa scattare un arresto a Viterbo. È stato infatti fermato dalla polizia un 24enne cittadino italiano di origine lettone per possesso di materiale utile al confezionamento di ordigni esplosivi. L'uomo aveva lodato sul web l'attentatore di New York che nel 2017 uccise ben 8 persone. Ancora un successo per Sofia Goggia che vince il Super G delle finali di Coppa del Mondo di Are. La bergamasca oro olimpico in discesa e vincitrice della Coppa di specialità sempre in discesa completa la sua prova precedendo la tedesca Victoria Robesburg e la statunitense Lindsay Vonn. E per questa edizione è tutto, grazie per essere stati con noi. Per ulteriori aggiornamenti basta collegarsi come sempre al sito adncronos.com. Arrivederci. We'll be right back.